Passo adesso alla rubrica Reggio TV Salute a cura del dottore Edoardo Lamberti Castronuovo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, avevo promesso ieri di leggere alcune mail, perché ne arrivano veramente a decine, se non a centinaia, soprattutto su WhatsApp. Adesso il mio numero è diventato di dominio pubblico e quindi arrivano anche lì, ma vanno bene, non mi preoccupate. Avevo promesso di leggere la mail di Salvatore Marrari e lo faccio, però devo cambiare gli strumenti necessari per farlo. E allora, egregio dottore, va bene, mi pregio sottoporre alla sua attenzione questo articolo tratto da un mio libro, Vagabondando intra i miei pensieri, che qualche tempo fa le inviai. Sì, è vero, ed è una bellissima raccolta. Quanto scritto credo rientri come esempio nelle idee del progetto politico per la ricostruzione culturale della nostra città. Vabbè. Allora, l'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha consegnato a Felice Lopresti, uomo di teatro, questa targa che fu deliberata il 10 febbraio 1970, cioè stiamo parlando di 54 anni fa, con voto unanimo del Consiglio Comunale di quell'anno, e la diede a Felice Lopresti, chi era? Il giovane che si era trasferito a Milano per motivi di lavoro, ma dopo il terremoto del 1908, giovane del tempo, tornò a Reggio per prestare la sua opera di soccorso per la ricostruzione della città, ormai ridotta a un rudere. Tornò a Reggio per fare questo e lo fece. Reggio finalmente risorgeva e ognuno aveva il desiderio di dimenticare quella sciagura partecipando a improvvisati spettacoli. Nel 1912 nacque il circolo Tommaso Salvini, una struttura che secondo il suo fondatore, Lopresti, era un punto di incontro per chiunque avesse voluto fare cultura e in compagnia passare piacevoli serate, pensate, dopo il terremoto. Il nome Salvini fu scelto proprio da Don Felice, era il nome di un noto attore milanese che in quel tempo otteneva grandi successi, amico del nostro beniamato la regina del tempo, e memore del tempo trascorso in Lombardia. Il circolo inizialmente era una saletta di 50 metri quadri, con un piccolo palcoscenico di 3 metri per 4, e ubicato in via Sant'Agostino, oggi via Generale Tommasini. La salita che dal fotografo Astone sale ai portici di Piazza Duomo. L'iniziativa fu buonissima e quel luogo diventò un vero centro di cultura e di operosità artistica. La sua sede definitiva fu l'albergo Spataro, il cui proprietario, appunto Spataro, l'aveva ceduto nel 1920 a Giovan Battista Belfanti. La sala da pranzo fu trasformata in un grande teatro con un bellissimo palcoscenico e una capienza di circa 1000 persone. In via Vittorio Emanuele III, alias via Marina Alta, sino a quel tempo Hotel Centralino. Naturalmente Felice Lopresti, direttore artistico, ebbe dai consoci fondatori, sono nomi legati alla cultura e alla storia di Reggio Calabria, Nicola Giunta, Matteo Paviglianiti, Ettore Squillace, Peppino Travia, Romolo Capurro, Antonio Trapani Lombardo, che fu presente peraltro assieme all'onorevole Nicola Siles. Una miriade di spettacoli furono fatti in quella sede: teatro dialettale, teatro serio, opere liriche, operette, feste della Croce Rossa Italiana e della Casa degli Artisti di Roma. Festa in onore del tenente regino dell'Aeronautica Silvio Napoli, nessuno se lo ricorda, e del sottufficiale Romeo Reduci dalla prima trasvolata atlantica Roma-Rio de Janeiro. Si organizzarono grandi conferenze con rinomati relatori: Ercole Rivolta, Nino Martoglio, l'autore siciliano di tante belle cose, no? San Giovanni Decollato, mi ricordo per esempio, Tintu Martu Scarparo, bellissimo.
Napoleone Vitale, forse di questo poeta non sappiamo molto perché non lo ricordiamo. Napoleone Vitale scrisse in terzine tipo dantesco sulle rovine della patria ed era bellissimo vederlo alla finestra. Abitava, sapete dove? Dove adesso c'è, diciamo, la salita che dalla stazione Via Aspromonte, dalla stazione porta verso Via Tommaso Campanella. C'è un palazzo, un edificio grigio, che è rimasto tale, ma non era grigio di fatto, perché ci abitava proprio Domenico Napoleone Vitale, un poeta originario di Bova, che ha scritto delle cose bellissime. E infatti lui scrive: la cui abitazione era in via Aspromonte, di fronte al salone del poeta Matteo Paviglianiti, Ludovico Perrone Grande, Luigi Alicuo Lenzi, Arturo Borghese, Italo Siciliano, insomma, belle anche le serate in cui i poeti reggini recitavano i loro versi per il divertimento di tanti spettatori. Nel 1931 i locali del teatro, vediamo dove continua, eccolo qua, del Teatro Salvini furono distrutti da un incendio, come al solito. Non si salvò nulla, ma ne rimane la storia del personaggio, quel nostro meritevole cittadino. Concittadino che diede lustro alla cultura della nostra Reggia bella e gentile. Questo patrimonio di ricordi fu lasciato a mio padre, Domenico Marrari, da suo zio Matteo Paviglianiti. Vedete questi flashback su quello che è stata la cultura al Reggio, cultura che oggi abbiamo quasi dimenticato, pur essendo passati degli anni in positivo, bisognava che fossero, no? Mi fanno pensare che tutto sommato le mie idee di far diventare Reggio città della cultura con più teatri e non negozi di panini o di abbigliamento non è un'idea malsana, perché l'hanno avuta persone prima di me e prima di tanti altri come me. Grazie, signor Marrari, grazie davvero, perché in questa storia non la conoscevamo, almeno io non la conoscevo, non so quanti di coloro i quali mi ascoltano, la seguono.